ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Sbriserando. In questo video farò uno spacchettamento di manga, perché ho appunto ordinato un bel po' di cosette, come potete vedere. Quindi sì, sono felice. Ditemi se vi possa piacere magari uno stile del genere di video, dove appunto spacchetto cose che ordino, magari un po' nerd. E nulla, andiamo subito a vedere. Vi ricordo che innanzitutto ho preso da Mangaio, che non ho purtroppo un codice sconto, ma se questo video andrà bene e magari lasciate tantissimi like, tenterò di procurarmene uno, così che pure voi potete usufruire di comprare con il mio codice sconto e magari appunto evitare di in un certo senso pagare troppo. Vabbè, il 5% di sto conto anche è buonissimo pure. Comunque, allora, vabbè, c'è un frusaglie. Tra l'altro io ordino sempre da Mangaio, perché semplicemente i pacchi ogni volta li imballano in una maniera perfetta, non ci sono piegature, non c'è proprio robe. Potete stare tranquilli, sapete benissimo che vi arrivano integri, completamente integri. Adesso ve lo faccio vedere. Ho ordinato un bel po' di cose, anche perché c'erano diverse serie che volevo leggermi, nuove tra l'altro. Ed eccole qua, guardate come sono imballate perfettamente. Poi con questa carta qua, che è stranissima. Io non lo, solamente in questo pacco, in questi pacchi vedo questa cosa. Non lo so che cacchio è. Sembra, non lo so, robe da... vabbè, comunque, eccoci qua. Allora, spacchettiamoli uno per uno. Ci tengo a dire che comunque, per chi magari non lo sapesse, io sono veramente un nubo all'interno del settore manga. Appunto ho letto veramente poco, ho letto, poi magari ve lo faccio vedere dopo. Intanto andiamo a spacchettare, così almeno tolgo la vostra curiosità, perché pure io sono curioso di vedere come sono. Innanzitutto ho ordinato tutta, o meglio quasi, la serie di Tokyo Revenger, che sembra carino. Ho letto un attimo il riassunto proprio in generale. Potrebbe veramente piacermi. Secondo me è una di quelle serie manga che potrebbe piacermi. Poi la J-pop specialmente, non lo so, ogni cosa che ho letto della J-pop mi è sempre piaciuta. Quindi credo che secondo me i manga li sanno selezionare molto molto bene. Ok, possiamo mettere questi qua. Spaccati. Oh cacchio, ok, mi stavano cadendo tutti. GTO Deluxe Black Edition. Ci sono arrivato molto molto in ritardo io, nel senso che so che GTO è molto molto famoso come manga, anzi molto apprezzato, ma purtroppo io non ho mai letto appunto GTO. Ne parlano davvero molto bene, un must to read praticamente, bisogna leggerlo proprio. Cioè non lo so, è uno di quei manga che sembra mega apprezzato, e quindi ho detto vabbè dai, diamogli una sbirciata. Questa è la Black Edition, quindi credo che sia tipo un'edizione un po' più pacchionella. Ho i due volumi, perché sono usciti solamente due volumi della Black Edition, ma aspetto appunto che escono anche gli altri. È costato un bel po', veramente un bel po' è costata questa Black Edition, ma sembra in ottime condizioni, poi è perfetto, cioè è molto bello poi la Black Edition. Allora, quando avete un pappagallo, ok? È un problema, perché i pappagalli si mettono a mordicchiare tutte le poverine, ok? Tutte le cose che hanno questi bei manga. E la cosa bella è che i Mangaio praticamente vi arrivano sempre imbustati, quindi con le bustine protettive, e voi potete tenerli così. Appunto io li ho tutti con le bustine protettive, e in caso se magari dovessi ordinarli da altre parti, ho delle bustine protettive pronte di riserva, così almeno so appunto mettere. A me piace mettere le bustine protettive, perché poi mi piace prendere il manga, toglierlo e non lo so, mi dà l'aria di essere pregiato. Andiamo avanti. Poi da questa parte abbiamo Non tormentarmi Nagatoro. Io ad esservi sincero ho letto solamente cioè ho visto quasi il manga, ho visto, se non sbaglio, tipo 3 episodi. Però so benissimo che se mi vado a leggere il manga sto molto più attento. Io purtroppo ho una cosa strana, ovvero che se io guardo l'anime, dopo un po', non lo so, non riesco più a prendere il filo del discorso, oppure magari devo ripassarci più volte. Mentre con i manga l'interesse è sempre al massimo, e oltre questo non mi stanco mai proprio di leggere i manga. Ogni volta che finisco di leggere un manga c'è sempre un cliffhanger che mi porta sempre a guardare il prossimo manga. Quindi sì, ve lo consiglio caldamente di leggere manga, o di leggere scan. Però a me piace proprio il formato fisico, perché non lo so, mi piace di più sfogliarli. Comunque, non trovo in termini
Toro, ci sono tutti quanti i volumi, credo che siano tutti, però non lo so se adesso è uscito il prossimo, però comunque dovrebbero essere tutti, questo credo che sia l'ultimo che è uscito. Benissimo, andiamo avanti, abbiamo i tre volumi di Dragon Maid. Questo qua anche sta riscontrando un notevole successo, questo Dragon Maid, quindi ho detto vabbè dai, prendiamolo, vediamo com'è, non lo so, credo che sia uno di quei manga che potrebbe piacermi, però che allo stesso tempo è molto molto piccolo, cioè guardate qua, sono pochissime pagine. Ok, benissimo, adesso vi faccio vedere i manga che ho in libreria, che ancora, cioè no, che ho letto già, così almeno effettivamente mi fate un'idea. Eccoci qua, come vedete la libreria è molto 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 piccola, nel senso che ho proprio pochissime cose, ho iniziato a leggere da poco, però comunque, vabbè, lasciate stare qua, questa è roba del VR. Andiamo qua, che c'è Chainsaw Man, fino all'ultimo volume uscito in Italia, almeno in questo dove siamo arrivati adesso. Poi ho tutta quasi la serie di Demon Slayer, dovrei in realtà... sì, no, è tutta in teoria. Sì, è in tutto, è tutto. C'era il volume, se non sbaglio, il volume 9. Però c'era intanto l'anime, ok, che stava uscendo. E io non riuscivo mai a trovarlo, questo volume, perché era proprio dove eravamo arrivati insieme all'anime. E di conseguenza era introvabile. E finalmente, dopo praticamente 3 settimane che si è abbassato un attimo la popolarità, lo sono riuscito a trovare. Jujutsu Kaisen, fino all'ultimo volume uscito in Italia, quindi il 12. E Fullmetal Alchemist, in realtà è uscito anche il 9. Quindi dovrei ordinarlo, esattamente. Però il fatto è che me lo sono completamente dimenticato che uscivo questa settimana. E quindi io già l'ordine l'ho fatto. E niente, ci sono andato un po' inculato. Però comunque dovrei prendermelo a breve. E poi qua abbiamo Rent a Girlfriend, che è molto bello, ve lo consiglio di leggere se ancora non l'avete letto. Hanno fatto anche l'anime, che stanno continuando con la seconda stagione. E poi abbiamo My Dress Up Darling, che è davvero carino, ve lo consiglio caldamente, anche perché stanno facendo uscire l'anime. Sì, credo che sia sempre a rilento rispetto all'anime questo manga, però logicamente in un volume contate che ci sono molti più episodi, magari lo raggiunge. E poi abbiamo Demon Slave. Allora ragazzi, Demon Slave, ve lo dico, l'ho praticamente visto, cioè l'ho letto, è tipo uscito con 1 euro, quindi l'ho detto lo prendo. Ragazzi, è la fine del mondo, mi sta piacendo un casino, non vedo l'ora di continuarlo. E io sono uno di quei tipi che si piace e si mangia gli anime un po' ecchi, harem con robe strane, quindi mi garbano un sacco queste cose qua. E poi da questa parte, che praticamente è la serie con più volumi che ho al momento, se non sbaglio, sì, anche più di Demon Slayer, che è praticamente quasi finita, è Aganai. Aganai è una serie che da piccino mi ha sempre garbato, perché c'era la serie anime. Questo contate che tipo è veramente vecchio come manga. Appunto, da piccolino mi ero visto le due stagioni, che sono praticamente le uniche due stagioni. Il fatto è che la seconda stagione era finita con un cliffhanger che appunto non comprendevo, non capivo. E quindi ho sempre mancato per bene la lettura di proprio il compimento di questa storia. Anche perché la terza stagione non è mai uscita, per via del fatto che effettivamente non c'era proprio il materiale necessario. Contate che la seconda stagione è finita nel volume 15 e al 20 Aganai finisce. Di conseguenza non c'era abbastanza materiale per fare magari un'altra stagione. Di conseguenza ho detto prendiamo il manga e me lo rileggo, perché è veramente stato uno dei miei manga o anime, le storie proprio che mi è sempre piaciuto. Cioè sto nella memoria, nell'infanzia, ho detto voglio prendermi questo manga, dato che sto iniziando a leggere manga. Tra l'altro sì, vi consiglio assolutamente di andarvi a guardare Aganai, lo trovate probabilmente su internet in siti poco legali, però comunque è veramente bello. E poi come ultimo, non importa, guarda qua che cosa c'è, il mio manga, ragazzi, guardate, purtroppo non si legge così, ma si legge così. Già, vabbè, comunque lo trovate in tutte le librerie d'Italia, se non lo riusciste a trovare, trovate subito su Amazon e lo comprate in 3 secondi, è veramente bello, è la vecchia storia della famiglia di Minecraft che avevo fatto nel primo canale, e nulla. Chissà cosa, quali altre sorprese ci saranno anche per voi in futuro. E nulla ragazzi, detto questo vi invito assolutamente di lasciare un bel pollicione in su se volete magari altri video spacchettamenti dove parlo di manga o faccio altre cose extra youtuber da gamer. E nulla, ci vediamo prossimamente, ciao!